Come smettere di acquistare? Oggi voglio condividere con te 10 consigli veramente utili per smettere di spendere i nostri soldi in cose inutili che veramente non ci servono e iniziare a risparmiare un bel gruzzoletto per arrivare a risparmiare molto di più appunto nel nostro mese e nella nostra vita. Iniziamo subito questo nuovo video. Sono felice di poter condividere con te questo perché amo parlare della mentalità minimalista riguardante i soldi, riguardante la gestione delle finanze. Infatti, se sei nuovo su questo canale, io mi presento, sono Caterina e qui sul tuo anno zero e sul mio blog, iltuoannozero.com, racconto come riesco a vivere in modo più sereno ed intenzionale. Quindi quali sono le letture, gli studi e le esperienze che faccio per poter riuscire e condivido con te tutto questo. Se ti interessa questo, iscriviti al canale. Qui sotto troverai anche delle risorse da scaricare gratuitamente. Detto questo, iniziamo subito con la prima abitudine, con il primo consiglio. Quello che faccio spesso è quello di avere una lista dei desideri. Per esempio, per quanto riguarda l'abbigliamento, per quanto riguarda gli oggetti per la casa, oppure il make up. Cos'è che voglio comprare nel prossimo periodo? Guardo cosa mi serve, cosa ho già, cosa mi piacerebbe, cosa veramente per me ha valore e aumenta il valore percepito della mia vita. Ti ricordo che se ancora non l'hai fatto, avevo fatto un altro video, ti lascerò sempre qui sotto, appunto sulla mentalità del minimalismo finanziario. Comunque vogliamo cercare sicuramente di mantenere nella nostra vita ciò che per noi ha valore, che è utile e che ci dà gioia. Quindi ci facciamo magari una lista dei desideri per dire, vabbè, nell'abbigliamento vorrei comprare questo, questo e questo e veramente mi servono. E ogni volta che dovrai fare un acquisto, vai a controllare la tua lista dei desideri. Questo servirà per cercare di evitare quegli acquisti d'impulso che si fanno semplicemente perché c'era un'offerta o perché ce l'ha proposto quello, perché ci è arrivato un pop-up sul nostro cellulare. E ogni volta che ti devi approcciare ad un nuovo acquisto, vai a vedere se l'avevi segnato come cosa desiderata, come cosa veramente utile che ti dava gioia e valore. Il secondo consiglio che mi sento di condividere con te è quello di darti un budget mensile diviso per categorie. Questo l'avevo anche un po' raccontato nell'altro video dove appunto raccontavo la mia esperienza, come ho iniziato io a risparmiare dopo che avevo finito un po' tutti i miei soldi. Quello che è importante è dire, vabbè, questo mese voglio spendere tot sull'abbigliamento, voglio spendere tot sul cibo, voglio spendere tot in cene fuori. Quando arrivi a quel limite, evitare acquisti successivi. Darsi un budget è darsi un obiettivo, un limite, è stabilire una regola, qualcosa che aumenta anche la fiducia a noi, perché quando siamo coerenti con le nostre scelte sentiamo sempre di andare nella direzione giusta e quindi questo migliora anche la percezione per i prossimi acquisti. Tenderai così ad evitare magari acquisti appunto d'impulso che non ti erano veramente essenziali. Perché quello che capita a livello magari cerebrale quando andiamo a comprare qualcosa è che noi pensiamo che ci possa in qualche modo rendere felice. Pensiamo che quello riesca a supplire ad altre cose. In realtà, dopo l'eccitazione iniziale, la dopamina che viene rilasciata va a diminuire e quindi avremo voglia subito di comprare qualcos'altro. Entriamo in un ciclo infinito. Ecco, darci delle regole da soli per evitare appunto questo ciclo ci fa anche ricordare quanto in realtà i nostri acquisti non influiscono sulla nostra felicità. Possono essere utili, ci possono migliorare la vita, possono essere strumenti, ma la nostra serenità dipende da ben altre cose, non dagli oggetti fisici. Il terzo consiglio che mi sento di condividere con te è quello di fare un piano quando vai a fare acquisti. Per esempio, e questo è come un po' quando andiamo a fare la spesa che abbiamo fame e ci verrebbe di comprare tutto. Quando entri in un negozio senza esserti fatto un piano, vedi degli oggetti e magari li vai a comprare. Invece, se hai stabilito una lista, magari prendendolo dalla tua lista dei desideri, delle cose che veramente quel giorno vuoi comprare,
uscirai dal negozio solo con quegli articoli e quindi ti andrai a concentrare veramente sulle cose che ti interessavano, perché magari non ti lasci influenzare dalla magliettina, dal pantalone che tornerai a casa e magari ne avrai altri 10 nell'armadio. Quindi un piano d'azione quando andiamo a fare shopping. Il quarto consiglio che mi sento di condividere con te è quello di non fare shopping quando sei giù di umore, quindi no allo shopping emotivo, perché quando siamo tristi, quando qualcosa non va nella nostra vita, tendiamo a ripianare questa carenza affettiva o magari questo bisogno nostro interiore emotivo magari con il cibo o con lo shopping. Ecco, quando siamo giù, quando ci sentiamo tristi, ricordiamoci che ci sono molte altre attività che possono aiutarci per risollevare il nostro umore e per prenderci appunto delle soddisfazioni che lo shopping altrimenti, con quel circolo vizioso che ti avevo detto prima, non avrebbe comunque supplito. Per esempio, una passeggiata nella natura, un momento di riflessione, una meditazione guidata, un aperitivo con qualche amico fidato con cui magari poterti confidare. Tutte cose che possono venire al posto di quello shopping compulsivo che sicuramente ti avrebbe solo aggravato quella sensazione interna che avevi, magari sentendoti anche in colpa dopo per quello che avevi comprato. Quello di tenere traccia delle tue spese. Questa è sicuramente l'azione più funzionale che io ho fatto negli ultimi anni. Ho un file Excel con quelle che sono le mie spese mensili. Se vuoi lo puoi fare anche semplicemente su carta, e anche questo l'avevo già condiviso in precedenza. Io li segno divisi per categorie quali sono le spese durante il mese. Mi serve anche per vedere un po' il mio tallone d'Achille, dov'è che ho speso di più, dov'è che posso migliorare, soprattutto come ho speso i miei soldi, perché altrimenti non me ne rendo conto. In questo file io aggiungo anche le bollette, le spese di casa, diviso per due, perché le spese di casa noi appunto le dividiamo per due. Puoi decidere se farlo a livello di budget familiare o personale. Io l'ho uno diciamo condiviso, magari farò poi un video ad hoc dove racconto, e anzi se ti interessa fammi sapere come appunto creo il mio budget familiare. Il sesto consiglio è quello di fare una sfida no buy. Le famose sfide no buy sono periodi in cui intenzionalmente non compriamo. Ce ne sono svariate, puoi trovare anche su internet e aggiungerti alla sfida di altre persone, oppure la puoi fare da solo. Per esempio, questo mese non voglio comprare niente, questo mese non voglio mai andare a cena fuori, questo mese mi sfido a non comprare niente di abbigliamento. Io per molti mesi ho portato avanti una sfida sull'abbigliamento con me stessa, che poi più che una sfida è diventata un'abitudine, perché ho smesso di comprare qualunque cosa, come raccontavo in altri video, è diventata un po' un blocco per me. Innanzitutto la sfida, come racconto sempre, serve per aumentare la fiducia in te, e poi piano piano ti abitui e questo fa che accrescere quella consapevolezza verso gli acquisti. Il settimo consiglio è quello, quando compri qualcosa, è che sia utile da solo. Per esempio, se compri un paio di scarpe che non puoi abbinare con nient'altro che hai nell'armadio, sicuramente poi dovrai comprare dei pantaloni, dei vestiti e altre cose. Oppure, se compri un vestito a cui poi dovrai abbinare una borsa, un paio di scarpe, magari un trucco ad hoc, sicuramente ti porterà a comprare altre cose. Quindi cerca magari di comprare qualcosa che puoi già utilizzare con tutto ciò che hai. Anche l'idea di formarti un guardaroba con cose che si abbinano bene tra di sé, che puoi utilizzare in più occasioni. L'ottavo consiglio, e questo insieme a quello di tenere traccia delle spese, sono quelli che per me hanno funzionato più in assoluto nella mia vita per iniziare a mettere da parte soldi, è quello: appena arriva lo stipendio, oppure appena arriva la tua entrata periodica, se sei un libero professionista, decidi quanto vuoi mettere via e mettilo via subito. Accantona, metti da parte, togli, non lo vedere. Quello, uno, ti farà sentire meno in colpa quando spenderai durante il mese, perché sai che hai già messo da parte dei soldi. Due, in realtà quello che metti da parte non ce l'hai più e quindi non ti viene voglia di spenderlo e non te ne rendi nemmeno conto. Arrivi a un punto dove diventa automatico vivere con un, diciamo, minore entrate mensili, e diventa il tuo quotidiano. 3. Ti darà una grande soddisfazione perché vedrai un gruzzolo crescere periodicamente e mensilmente, e questo ti porterà in un vortice positivo verso ancora maggior risparmio. 9. Il nono consiglio è quello di evitare il Black Friday e gli sconti. Evitare che significa? Che non posso comprare niente sconto, fra virgolette? No!
Secondo me è molto importante comprare cose a sconto, ma non perché sono a sconto e quindi è un guadagno, è un qualcosa che ottengo, ma solo se le avresti comprate comunque. Se facevano già parte della tua lista dei desideri e le trovi a sconto, ben venga. Ma se non facevano parte della tua lista dei desideri, in realtà quello che sembra un'occasione si rivela un ulteriore acquisto fatto solo d'impulso. Durante quei periodi dove vieni bombardato da mail, pop-up su Facebook e ti arrivano sconti da tutte le parti, prima di comprare pensa. Ancora una volta prenditi del tempo per vedere se l'avresti comprato comunque, se veramente per te era importante e se era già nella tua lista dei desideri. L'ultimo consiglio è il decimo consiglio per arrivare a risparmiare soldi e smettere di acquistare cose inutili è quello di perderci del tempo prima di fare acquisti costosi. Quindi magari stabilisci un limite, 100 euro, sopra 100 euro mi prendo 3 giorni di tempo per pensarci. Ancora una volta cerca di darti una regola e mantenerti la disciplina, perché quello che più conta è quello di rimanere coerente con le tue scelte. Se gli acquisti sono molto cari, ecco, magari prendi del tempo per decidere. Sopra 100 euro, aspetta un secondo, ci penso, valuto, controllo, vedo se mi serve, vedo se davvero apporta valore alla mia vita. Tutti questi consigli, insieme agli altri video che ti lascerò sicuramente qui sotto sul risparmio, per me sono stati molto utili. Fammi sapere cosa ne pensi e se hai altri consigli da condividere con tutta la community. Io ti aspetto per i prossimi video, sempre qui sul tuo Anno Zero.